Tutti da piccoli abbiamo desiderato almeno una volta visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, ma ci siamo mai chiesti veramente cosa c'è dietro la produzione di un singolo cioccolatino? Oggi vi parleremo del processo produttivo nel settore dell'artigianato grazie a Simone Passolungo, nella sua cioccolateria Montefondente a Lodi. Seguiteci. Oggi parliamo di pezzi unici, come questo delizioso cioccolatino. Ogni prodotto artigianale, per essere tale, ha bisogno di una lunga fase di studio. Bisogna conoscere teoria e tecnica per fare un artigianato di qualità. Per creare un cioccolatino, Simone studia le formule chimiche degli ingredienti prima di iniziare a realizzarli. Importantissimo è non trascurare la qualità degli ingredienti. Che si parli di ceramica, gioielleria o falegnameria, la scelta delle materie prime fa la differenza. Peccato non possiate provare anche voi queste deliziose nocciole. Ma come si trasformano in un cioccolatino? Si passa alla vera e propria fase di lavorazione. Per creare un prodotto artigianale serve il giusto mix di manualità e creatività. Niente è da lasciare al caso. L'osservazione e una buona dose di precisione sono competenze essenziali per un buon artigiano. Esso non può non essere anche un esteta. Guardate i dettagli e i colori di questo cioccolatino. Sono splendidi, no? Dopo tanta fatica, il prodotto deve essere valorizzato. Come? Con il marketing. Per fare questo, Simone ha creato una vetrina online per i suoi clienti. La scelta dei colori e delle immagini non è certo casuale. L'artigiano deve essere bravo a costruire il proprio brand e qui le competenze aumentano. Simone pasticcere spesso diventa Simone fotografo o grafico. La fase di packaging è determinante. È come mettersi il proprio miglior vestito per un appuntamento galante. Così il confezionamento e l'esposizione in negozio diventano un'esperienza di acquisto a tutti gli effetti. Alla vendita si aggiungono contabilità, gestione dei social e pubbliche relazioni, che rientrano nei compiti dell'artigiano contemporaneo. Avete visto come si trasforma una semplice idea in qualcosa di unico e buonissimo in questo caso? È più complesso di quanto pensavate, vero? E voi, siete abbastanza attenti ai dettagli, dinamici e multitasking per fare gli artigiani in futuro? Quale sarebbe il vostro pezzo unico?